I cittadini veneti devono avere la possibilità di esprimersi tramite dei referendum consultivi se vogliono l'indipendenza oppure l'autonomia del Veneto. Il tema è ormai sul palcoscenico da tempo. Ci sono due leggi regionali impugnate dal governo davanti alla Corte Costituzionale. E domani è il giorno della verità perché, proprio davanti alla consulta, si discuterà della questione di legittimità costituzionale delle due normative regionali. La questione era stata sollevata l'8 agosto 2014 dal governo Renzi su proposta dell'ex ministro. Degli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, il dito puntato sulle due leggi regionali, la numero 15 e la numero 16 del 2014. Le due normative prevedono rispettivamente l'indizione di referendum consultivi sull'autonomia e sull'indipendenza del Veneto. Così domani mattina a Roma, a difendere il diritto ad esprimersi dei cittadini veneti, ci sarà in nome e per conto di Indipendenza Veneta l'avvocato Alessio Morosin, leader storico del movimento indipendentista che prenderà parte all'Udiena. L'Avvocatura dello Stato sarà rappresentata da Giampaolo Polizzi. Per la Regione Veneto interverranno il responsabile dell'Avvocatura regionale Ezio Zanone e gli avvocati Ivone Cacciavillani e Mario Bertolissi. Per essere precisi, vale la pena ricordare che la legge regionale 15 del 2014 autorizza il Presidente del Veneto ad avviare con l'esecutivo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori fondi forme di autonomia della Regione. Nel caso in cui questo negoziato non dovesse avere esito positivo, allora il governatore del Veneto ha l'autorità per indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori. La seconda legge in questione, invece la legge regionale numero 16 del 2014, in modo più esplicito prevede l'indizione di un referendum sull'indipendenza del Veneto. Secondo Alessio Morosin però tutta la questione presenta un difetto di giurisdizione. Il referendum sulla L'autodeterminazione dei popoli spiega Morosin non è di competenza della Corte costituzionale che non può esprimersi su argomenti di diritto costituzionale e questo sarà uno degli aspetti che sosterrà domani mattina in aula.